Mi sembra che Lumière abbiano inventato la televisione e lei è il cinema. Naturalmente mi sono cadute tre persone sulla sedia perché eravamo al museo di Méliès e di Lumière, scusate, alla casa di Lumière, e la prima sensazione che hanno avuto i conservatori delle memorie di Lumière sono crollati. Poi mi sono spiegato meglio. Ho detto l'arrivo del treno, l'uscita della fabbrica, il pranzo di Bebè. E tutte queste cose sono servizi giornalistici, sono documentazioni della realtà, sono racconti che oggi sono svolti dal telegiornale, dalla cronaca giornalistica. Diciamo, parliamo non del cinema neorealista, realista, questa è tutta una cosa che è venuta dopo, ma in realtà se io vado in una stazione e documento l'arrivo di un treno e parlo di una fabbrica da cui escono degli operai, potrebbe essere un servizio giornalistico. Quello che ha fatto Méliès, non solo in questo filmettino che abbiamo visto, combinazione c'era la testa, avete visto che era l'elemento che avevo ripreso anch'io, perché è un classico suo questo della testa, poi è stato ripreso anche da Keaton, è stato ripreso da tanti altri, lo sdoppiamento di personaggi nello stesso film. Però Méliès stava inventando un mezzo che poteva raccontare anche l'irreale, anche l'impossibile. Allora si dice, ma queste cose sono vecchie. Attenzione, oggi Lumière ha avuto uno sviluppo nella televisione, quindi tutto il mondo dell'audiovisivo, televisivo, è documentazione della realtà o finta documentazione della realtà. Cioè, lui dice, l'uscita dalla fabbrica era artefatta, forse anche certe messe in scena dell'Isis possono essere artefatte, questo è quello Qualunque che dico. TG1 o TG5 può essere artefatto come. O perlomeno ti può far vedere solo la parte di stanza, cioè se io faccio vedere questa inquadratura qua, lui sta facendo delle fotografie, la sala è piena, se faccio vedere quell'inquadratura là, la sala è vuota. Io posso dire nello stesso tempo non c'era nessuno o la sala era piena. Questo è il realismo, questa è la volontà del documentarista che ci mette sempre una sua versione su quello che vuol far vedere e ci racconta la realtà, perché siete reali voi come reale quella parte lì, è vero tutte e due. Però io che devo documentare, devo raccontare questa cosa, la racconto come voglio. Quindi il mio intervento sulla realtà è sempre molto particolare. Perché dico che Lumière è invecchiato, perlomeno è diventato televisione, mentre Méliès, anche a sua insaputa, è diventato cinema? Perché oggi il 90%, e voglio strabasso, dei blockbuster della nostra epoca, cioè dei film famosi che fanno soldi nella nostra epoca, e non sto parlando dei cartoni animati, non sto parlando dei film in 3D, non sto parlando dei film della Pixar, parlo del Signore degli Anelli, parlo di Harry Potter, parlo di Guerre Stellari, parlo di tutti i film, Abbandonato su Marte, Gravity, film che vengono venduti come film davvero per adulti, sono tutti recitati su playback con degli sfondi disegnati. Disegnati bene, disegnati in 3D, disegnati col computer, disegnati con le texture fotografiche, ma è esattamente quello che Méliès faceva quando faceva recitare i suoi personaggi davanti agli sfondi di cartone. Cioè, il pubblico si è sofisticato, le tecniche di rappresentazione grafica si sono sofisticate, ma oggi il 90% dei film che fanno i soldi sono costruiti sul fantastico alla maniera dei film di Méliès. Mentre il 90% dei film che si rifanno all'estetica dei Lumière è diventata televisione. E su questo apriamo il dibattito, cioè non si può discutere. Sì, appunto, anche perché comunque ingannandoci come ci inganna il nostro illusionista, ci illude appunto, ma non ci imbroglia, come diceva quello di Homi in una commedia americana, non ci imbroglia. E poi la realtà, anche, intanto i nostri sogni non sono anche una parte determinante della nostra realtà. Méliès lavora negli anni in cui Freud lavorava sulla mente umana e scopriva che non c'è soltanto ciò che noi vediamo e tocchiamo, c'è qualcosa dentro, ci sono i nostri pensieri, ci sono i nostri sogni da interpretare. I testi fondamentali di Freud sono contemporanei ai film fondamentali di Méliès. E non solo, alcuni dei telegiornali, cinegiornali dei Lumière mostravano ad esempio, perché a quel tempo si mostravano anche le cose che non potevi vedere in altro modo. Ad esempio c'è un filmato, credo, americano che mostra una pecora a cinque zampe, che è nata appunto a cinque zampe.
a questo punto non c'è niente. Naturalmente nessuno pensava che fosse una cosa reale, quello invece era un filmato alla lumiere reale. Allora, una pecora a cinque zampe, che cos'è? È realtà o fantasia? È un film di Lumiere o un film di Méliès? Come vedete è molto difficile stracciare un confine netto e preciso tra realtà e fantasia. Noi con la cultura eccessivamente realistica italiana abbiamo dato più importanza a ciò che crediamo sia vero e abbiamo creduto per tanti anni, per un secolo più, che tutto ciò che noi vedevamo era vero, mentre non sempre è così, e tutt'oggi, appunto, se voi guardate un qualunque telegiornale, tutt'oggi non è così. Thierry Jules-Marais, uno dei pionieri della civiltà dell'immagine, uno dei padri del cinema, diceva già, lui che ha contribuito a inventare la fotografia e il cinema, dopo tutto ciò che le fotografie animate mostrano, le fotografie animate era il modo in cui chiamavano il cinema che non c'era ancora, i nostri occhi avrebbero potuto vederlo direttamente, e se non hanno aggiunto nulla alle facoltà della nostra visione. Questi film di fantasia invece ci insegnano a guardare anche in un altro modo. Per questo, benché possano sembrare, e anche a suo modo, molto, molto, fra virgolette, politico. Méliès è una delle tante cose di cui si parla in questo libro, è anche uno dei titoli possibili, pensando a Corneille, l'illusione comica, è uno dei titoli possibili di questo libro, perché poi a molti sfugge, noi tutti sappiamo che Stan Laurel e Oliver Hardy sono dei comici e ci fanno ridere, sappiamo che Chaplin o Keaton sono dei comici e ci fanno ridere. Quasi nessuno ha mai considerato Georges Méliès un autore comico. Se voi leggete anche una storia del cinema comico, in genere si parte da Chaplin, dall'America degli anni 10. Invece Méliès, la vera finalità ultima dei film di Méliès, come vedete anche da questo film delle teste staccate, per poi lui con un gesto da cartone animato della banda d'oro degli anni 30, poi da ancora una padellata che altro aveva in mano sulle teste, la finalità ultima di Méliès è anche quella di divertire, di fare vedere. Quindi Méliès non è soltanto il padre del cinema fantastico, non è soltanto il padre del cinema tout court, come diceva Maurizio, è anche il padre del cinema comico. E tra l'altro era anche lui un attore che aveva grandi capacità comiche. I film suoi, in cui c'è lui come protagonista, come quello che avete visto, ci divertono molto, fanno ridere, perché veniva dal teatro. Quindi sono letto tutto unificato questo libro, l'ho trovato molto originale. Mi è piaciuto anche il film di Scorsese, ma qui ho trovato la verità. Nel film di Scorsese non sai mai dove è il vero e dove è il romanzo, dove loro hanno un po' taroccato la realtà per essere blockbuster come pubblico. Qui invece tutte le cose scritte sono documentate, ma sono raccontate non come un saggio serioso, ma come una cronaca. Per cui parlare di quell'epoca in cui il cinema era comico ed era fantastico, credo che oggi fa bene ricordarlo. Ecco, il cinema può anche essere comico e fantastico, mentre viviamo un'epoca dove il cinema, grazie alle tecnologie digitali, alla crisi dei bar, tutto quello che vogliamo, alla società multiculturale, multietnica, ai contenuti e tutto, oggi se non ci sono due malattie terminali, due emarginazioni, quattro holocaust e così, è difficile fare un film che interessi qualcuno, ecco. Invece una volta si facevano i film comici e fantastici e si faceva anche la storia del cinema.